Il numero 10. Che cos'è il numero 10? Il 10 rappresenta la perfezione in ginnastica artistica. È un punteggio impossibile da raggiungere. Come si può compiere una serie di evoluzioni difficilissime, a volte addirittura impossibili, senza una minima sbavatura? Una piccolezza, una trascuratezza, un non nulla che impedisca il raggiungimento della perfezione. Un'atleta romena, Nadia Comăneci, c'è riuscita ai Giochi Olimpici di Montreal, che la videro protagonista in Canada nel lontano 1996, con la vittoria di ben 3 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo. Bisogna guardare e riguardare l'esercizio alle parallele asimmetriche per capire com'è possibile raggiungere la perfezione assieme all'armonia corporea, la pulizia e la linearità dei movimenti. Bisogna poi rivedere l'intero esercizio in una sequenza leggermente rallentata, per così meglio gustarlo ed apprezzarlo come si fa con un buon vino o con una pittura in tutte le sue sfumature. Bellezza allo stato puro, la massima espressione della purezza del movimento del corpo femminile concentrata in 20 secondi. Per l'esecuzione di questo esercizio, il punteggio segnato dal cartellone elettronico fu 1 moltiplicato per 10 volte. Questo punteggio non era mai stato raggiunto e il sistema informatico del tempo non prevedeva l'assegnazione del 10. La perfezione che solo Dio sa dare fu ripetuta da Nadia per ben 6 volte nel corso di quell'Olimpiade. La Comăneci amava dire: «Non scappo da una sfida perché ho paura, piuttosto corro verso di essa perché l'unico modo per sfuggire alla paura è calpestarla sotto i piedi».